Come si misura la massa? Un caro saluto. Desidero solo mostrarvi una schermata di un commento trattato dal video sui galleggianti Eureka, uno dei principi di Archimede, e la mia risposta, perché è scaturita l'ennesima perplessità sull'impossibilità delle formule che ci fanno imparare a scuola. Il post era: la densità è massa su volume, come si misura la massa? Ho risposto: dovresti averlo imparato nelle primarie. Hai cercato su internet come si misura la massa? Ed ho linkato il sito di Sapere Virgilio. Nel sito della scuola primaria viene spiegato con semplicità come si misura la massa. Poi ho scritto: oppure dilettati con la formula della legge gravitazionale di Newton, che non è assolutamente una legge ma una teoria, ed ho linkato il sito UMath. Leggiamo questa enunciazione. La massa fa la sua prima comparsa ufficiale nella seconda legge di Newton ed è qui che bisogna ricercare il suo significato. Newton scoprì che una forza è uguale al prodotto della massa del corpo su cui viene esercitata la forza per l'accelerazione che esso subisce. La formula è forza uguale a massa per accelerazione. Poi leggiamo se da questa legge ricaviamo la formula inversa per l'accelerazione. Formula: accelerazione uguale forza diviso massa. Vediamo che essa è inversamente proporzionale alla massa. Ovvio, dico io, ma questo serve solo per distrarvi, perché nel commento aggiungo: giusto per conoscenza. Come avrebbe fatto Newton, nato nel 1643, a conoscere l'accelerazione della forza di gravità presumibilmente misurata da Cavendish, nato nel 1731? Saluti. Newton non poteva sapere alcun valore dell'accelerazione. Pertanto, ancora una volta, mistero della fede. Regalate il risveglio e il secolare nuovo ordine del male, seminate un po' di quesiti per chi ancora sta per rompere il guscio dell'indottrinamento e consigliate il fornito indice alfabetico per chi ama fare le proprie ricerche personali, a cui si accede attraverso il sito web www.tinelli.eu, e cercate le voci: Cavendish è un esperimento ridicolo, la bilancia di torsione di Cavendish e costante gravitazionale con l'ingegner Mulling. Grazie del vostro tempo.